Parlare di problemi intimi non deve essere un tabù. Per questo ho chiesto a un'esperta di rispondere alle mie domande e alle domande delle mie amiche. In questa puntata parliamo di igiene intima d'estate, tra falsi miti, depilazione e costumi da bagno. Come cambia l'igiene intima d'estate? L'igiene intima d'estate è un pochino più complessa, no? Bisogna starci dietro di più, bisogna fare attenzione a molte cose. In realtà, innanzitutto, bisognerebbe partire proprio dall'utilizzo del detergente, no? Non deve essere troppo frequente il lavaggio delle zone intime. Bisognerebbe sempre utilizzare un detergente che abbia un pH compatibile con l'ambiente vaginale e cercare di mantenere il meno umida possibile la zona vaginale. Questo perché l'umidità, il sudore, il calore tendono proprio... Un po' difficile proprio... d'estate. Esatto. Però tendono proprio a far sì che ci sia più rischio di infezione, quindi anche la sudorazione della zona intima in realtà contribuiscono proprio all'aumento delle infezioni. Ti dirò, non solo la candida, ma ce ne sono anche altre, una delle quali è la vaginosi batterica, che sono quelle più frequenti. E come facciamo a riconoscerle, cioè a differenziare la candida dalla vaginosi batterica? Allora, intanto la candida è portata da un fungo, no? Mentre invece la vaginosi batterica, come dice anche il nome, è legata alla presenza di un batterio, anzi più batteri a volte. La candida normalmente dà dei sintomi abbastanza riconoscibili, uno tra tutti, il più importante è il prurito. Prurito, edema, gonfiore, rossore esterno e delle perdite che generalmente sono biancastre, particolarmente dense. La vaginosi batterica invece spesso non dà sintomi come prurito, bruciore, ma è spesso riconoscibile per il tipo di perdite che dà, perché sono grigiastre e hanno proprio la caratteristica di avere un odore di pesce. Che rischi comportano queste infezioni? Beh, la candida di per sé non comporta grossissimi rischi se non il fatto che può tornare, no? Quindi c'è proprio la sintomatologia di per sé, può dare recidive spesso, sì. La vaginosi batterica invece è un pochino più pericolosa come infezione, in realtà perché può risalire a livello di utero, ovaio, proprio a livello pelvico e provocare sterilità alla lunga, infertilità legata proprio all'infiammazione pelvica che si crea. In merito al calore, visto che questa cosa è chiara che appunto il calore è un po' problematico, vorrei dirti che nel video precedente appunto questa cosa dell'acqua calda che non va utilizzata ha sconvolto tutti e quindi appunto bisogna ribadire questo concetto che caldo, calore, acqua calda non fa necessariamente bene, invece asciutto, acqua fresca, fredda, sì. Esatto, esattamente. Quindi riassumendo, che consigli ci dai per evitare le infezioni vaginali durante il periodo estivo? È importantissima l'igiene intima, quindi è importante scegliere un detergente intimo giusto per quelle che sono le nostre esigenze in quel momento, possibilmente con un'azione lenitiva. Allora, ho collezionato un po' di domande delle mie amiche. Partiamo con quella di Chiara. Ci sono per caso dei tessuti o dei costumi da bagno che sono consigliati o sconsigliati? Grazie in anticipo, un bacio. Sì, allora ci sono dei tessuti più consigliati, altri un pochettino meno. Diciamo che il cotone è il top in assoluto perché comunque è un tessuto traspirante, quindi in realtà non permette all'ambiente vaginale di rimanere umido per troppo tempo, no? Altri tessuti come la microfibra, l'icra, in realtà tendono a mantenere più umido l'ambiente vaginale, quindi aumentare il rischio di infezioni. Ma quindi esistono i costumi in cotone? No, i costumi in cotone non esistono. Sono semplici da trovare, sarebbe bene portare un cambio in merito al costume da bagno. Oppure un'altra cosa importante che si può fare è dopo il bagno, visto che comunque il sale tende ad irritare un pochino la cute, soprattutto anche a livello dei genitali, potrebbe essere sempre utile fare una doccia con acqua dolce successivamente. Uh-huh. No? Volevo sapere una cosa in merito all'intimo. È vera questa cosa che le slip in cotone dovrebbero essere bianche e non colorate o è un falso mito? No, no, è vero, se sono bianchi è meglio. Ora continuiamo con una domanda di un'altra mia amica, Laura, che ci chiede. Volevo chiedere in merito alla depilazione se ci sia un metodo più adatto, più consigliato, onde evitare bruciori, irritazioni, tutte cose molto comuni d'estate. È un argomento un po' controverso, no? Nel senso che comunque se i peli sono lì, madre natura ce li ha messi per un motivo e il loro scopo è quello di proteggere dai batteri, dai virus, dalle infezioni che potenzialmente possono entrare in vagina e provocare poi dei problemi di infezione, no? Ci sono diversi metodi per la depilazione,
quali il rasoio, l'epilatore elettrico piuttosto che la ceretta a caldo, e ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, no? Diciamo che la ceretta a caldo può causare un pochettino di irritazione a livello cutaneo, quindi sarebbe indicato non esporsi al sole subito dopo. L'epilatore, in realtà, la controindicazione principale che ha è che si possono creare dei peletti incarniti che possono poi dare problemi, sì. Mentre invece il rasoio può portare proprio alla creazione di taglietti che aumentano il rischio di infezioni. Quindi sicuramente, cioè, uno dei consigli potrebbe essere non depilarsi totalmente. Esatto, diciamo che le donne che hanno un rischio maggiore di avere un'infezione o che hanno delle recidive spesso, in realtà sarebbe meglio che non lo facessero proprio completamente, quindi lavorare proprio sulla zona bikini per pulire un pochettino, ma senza andare a togliere completamente tutti i peli. Passiamo alla domanda di Lara. Ciao Frida, io avrei una domanda. Volevo chiedervi quali sono i falsi miti e i tabù più diffusi legati alla salute intima. Grazie mille, ciao! Di tabù ce ne sono tanti, di falsi miti anche. Diciamo che uno dei più frequenti che mi viene in mente è legato proprio alle perdite, no? Le perdite vaginali sono fisiologiche, quindi sono normali. Ogni donna, da quando ha la prima mestruazione fino a che non va in menopausa, ha le sue perditine tipiche, no? Che cambiano anche un pochettino in base al periodo del ciclo mestruale in cui si è. E sono, come dicevamo, normali, a patto che mantengano un aspetto, un colore e non diano una sintomatologia particolare, no? Quindi che non diano prurito, bruciore. In quel caso sono preoccupanti, tra virgolette. È sempre comunque utile rivolgersi ad uno specialista, al proprio medico, in maniera tale da andare a capire se c'è un'infezione, di che tipo di infezione si tratta, per poter poi fare la terapia adeguata. Un altro falso mito è legato all'igiene intima, nel senso che si crede erroneamente che lavarsi molto spesso durante il giorno in realtà sia protettivo, no? Quindi ci permetta di pulire bene la zona. In realtà è esattamente il contrario. Questo perché la puliamo dalla protezione, quindi andiamo a togliere quel film protettivo che l'ambiente vaginale anche ha. Anche perché è autopulente. Esattamente, è fatta apposta, esatto, per pulirsi da sola. Però noi lavandoci troppo spesso durante il giorno in realtà andiamo proprio a togliere protezione, no? Quindi esponiamo l'ambiente vaginale in realtà ad un rischio maggiore di infezione. Un altro falso mito invece è legato alla candida, no? Si pensa spesso che chi ha la candida l'abbia ricevuta dal partner, no? In regalo. In realtà non è sempre così. La candida, la stragrande maggioranza delle volte, non è sessualmente trasmessa. Può anche essere sessualmente trasmessa, ma spesso è legata ad uno squilibrio legato all'ambiente vaginale, no? E quindi può proliferare in periodi particolari che possono essere di stress, a seguito di una terapia antibiotica, a seguito di alcune malattie, ad esempio il diabete, ma non sempre sessualmente trasmessa. Grazie mille Alba, sempre info super utili. E vi ricordo, in caso di sintomi o anche solo dubbi, rivolgetevi al vostro medico di fiducia o al farmacista. Ciao! Ciao! Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dubbi, scriveteceli nei commenti o raccontateci semplicemente la vostra esperienza. E iscrivetevi al canale. Ciao!